Oggi abbiamo da prendere di punta questa formula, E uguale mc quadro, che tutti conosciamo come la formula più famosa di Einstein. Intanto un'osservazione da fare: non è compresa all'interno dell'articolo che noi chiamiamo della relatività ristretta, cioè non fa parte di quell'articolo sulla elettrodinamica dei corpi in movimento, ma invece un articolo successivo del settembre, però sempre del 1905, e il titolo è illuminante: l'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. L'inerzia, voi sapete, è per noi misurata dalla massa, quindi è tradotto, la massa di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. E all'interno di questo articolo, che troverete anche linkato, che è proprio 3-4 pagine, lui l'unica cosa che noterete è che lui indica con la lettera L l'energia anziché indicarla con E, ma per il resto è anche, si segue, cioè è una cosa leggibile. All'interno di questo propone un esperimento ideale che è quello che noi andiamo a vedere. Però prima di proporvi l'esperimento che ci porterà alla formula E uguale mc quadro, vi faccio un esperimento, faccio vedere un esperimento analogo, che però è di meccanica newtoniana tradizionale. L'idea è: prima ragioniamo in un ambito che ci è familiare e poi ci spostiamo in un ambito che non ci è familiare, ma abbiamo imparato il metodo. Questo è quello che vorrei fare. Allora, l'esperimento che vi presento, quello tradizionale, classico di meccanica newtoniana, è questo. Abbiamo un corpo di massa M che viene colpito da due proiettili che si conficcano in questo corpo, il classico urto anelastico. Questi due proiettili arrivano con velocità opposte e io in questo momento mi sto mettendo nel sistema di riferimento del corpo, quello in cui il corpo è fermo. Poi questo corpo lo vedremo muovere, quindi capite perché ho scelto K' come sistema di riferimento. Il corpo è fermo in K' e queste velocità sono le velocità in quel sistema di riferimento. Per questo motivo le ho indicate con U' e con meno U'. Noi sappiamo che durante l'urto si conserva la quantità di moto totale del sistema. Quindi vediamo quali sono le quantità di moto. Prima dell'urto, il corpo è fermo, quindi la sua quantità di moto è Equalizza zero. nulla, zero. No, aspetta. Zero. Le due masse provengono da direzioni opposte, hanno quantità di moto sull'asse X, una componente sull'asse Y, hanno solo componente sull'asse Y. E siccome la quantità di moto è data dal prodotto della massa per la velocità, le due componenti Y sono fra di Sono loro opposte. uguali Sono prima opposte. dell'urto. La Quindi. somma delle componenti x delle quantità di moto è nulla, così avviene per la somma delle componenti y, insomma la quantità di moto prima dell'urto è zero. Dopo l'urto, che cosa succede? Che le due masse si conficcano all'interno del blocco. E a questo punto io ho soltanto più un oggetto, un unico M oggetto di maiuscolo. massa più 2m minuscolo, che in teoria si potrebbe muovere con una certa velocità V'. Ma quanto vale questa velocità V'? Io lì l'ho già scritto 0, perché? Zero perché la quantità di moto si conserva e quindi se era zero prima deve essere zero dopo. Siete d'accordo su E la questo? massa non può essere nulla, quindi. Ok, quindi il motivo per cui è zero non può risiedere nella parentesi, ma semplicemente nella velocità. Quindi la quantità di moto era nulla prima, deve essere nulla anche adesso, quindi questo vuol dire che dopo aver ricevuto l'urto dei due proiettili, questo blocco rimane fermo. Era fermo, rimane fermo. Ok? Adesso guardiamo le cose da un sistema di riferimento, chiamiamolo K, sarebbe il nostro vecchio O. S, in cui tutto questo si muove verso destra. Quindi la massa M si muove verso destra, le due masse R M minuscolo si muovono verso destra. Che cosa si vede in questo sistema? Allora, la massa M possiede questa velocità. Le due masse, che velocità hanno? Qui siamo in meccanica
tradizionale classica valgono le trasformazioni di Galileo. Quindi, ricordiamo, la trasformazione di Galileo dice che la velocità vista nel sistema fisso è uguale alla velocità vista nel sistema mobile più la velocità del sistema mobile rispetto a quello fisso. Insomma, chi guarda le cose vedendo tutto questo che si muove, vede che la velocità è inclinata ed è esattamente la somma della velocità che i proiettili avevano nel sistema K' combinata con la velocità del sistema K' rispetto al sistema K. Ci siete su questo? Sì. Va bene. Allora, esaminiamo le cose prima dell'urto. Prima dell'urto visto in questo sistema. Allora, prima dell'urto che cosa c'è? Ci sono queste due masse che hanno una quantità di moto che ha l'orientamento di U2, che quindi ha sia una componente Y e sia una componente X di quantità di moto. Ma come sono le due componenti Y? Uguali opposte. Uguali ad opposte, perché praticamente le componenti Y equivalgono a fare il prodotto M per meno U' e M per più U'. Quindi le due componenti Y delle quantità di moto si annullano. Restano le componenti, quindi la somma delle componenti Y è zero. La massa M non ha componenti Y, quindi rispetto a Y è tutto zero. Rispetto a X. Allora, c'è questa massa che si muove con velocità V. Eccola qua, la vedete? M per V. E ci sono le due masse che hanno una componente della quantità di moto lungo X pari a M per V. Quindi la quantità di moto totale lungo X è MV della del primo proiettile, MV del secondo, M maiuscolo V del blocco che riceverà i due proiettili. Non ho raccolto, ma ho lasciato le cose in questo modo. Vi piace questa spiegazione fin qua? Va bene? Dubbi? Io spesso ho fatto riferimento alle velocità, ma sapete che le quantità di moto hanno la stessa direzione delle velocità, quindi le componenti della quantità di moto sono M per le componenti della velocità. Adesso esaminiamo dopo l'urto. Dopo l'urto che cosa c'è quando le due masse sono entrate nel bersaglio? Nel sistema K la quantità di moto componente Y è 0, certo. Mentre la quantità di moto componente X non è cambiata rispetto a prima. Ok, ma come la potrei calcolare proprio? La somma delle masse per la velocità. Okay, M grande più 2M, perché adesso c'è un corpo solo che si sta muovendo nella direzione della velocità. Però, occhio, io per adesso vi ho messo V finale, perché voglio riflettere su questa cosa. Quindi praticamente ho questo blocco che si muove a questa velocità che sarà la velocità finale. Adesso dobbiamo ragionare su quanto vale quella velocità finale. Volto pagina, qui c'è soltanto il recap, come l'ha chiamato. Nel sistema K' il corpo era fermo ed è rimasto fermo dopo essere stato colpito. Nel sistema K, cioè visto dall'esterno, il corpo prima aveva questa quantità di moto e dopo ha questa quantità di moto, perché non ho voluto ancora indagare sul valore della velocità finale. Ma in teoria VF non è uguale a V, perché tanto se raccogliamo... Infatti, proprio lo chiedere. Sì, vedi, proprio in questo sta la necessità di fare questo esperimento classico, perché noi dobbiamo ragionare su qual è il procedimento mentale che ci porta a dedurre che VF è uguale a V. E lo possiamo fare in due modi. Allora, i due modi sono quelli che qui, seguendo appunto il testo a cui mi sono riferito, i due modi li ho chiamati ragionamento A e ragionamento B. Allora, uno dei due ragionamenti può essere quello che avete fatto voi, ma la quantità di moto nel sistema K si deve conservare? Certo che sì. Allora, se io scrivo che questo deve essere uguale a questo, che cosa deduco? La velocità alla fine deve essere uguale alla velocità all'inizio. Giusto. Deduzione proprio matematica della conservazione della quantità di moto. Però c'è un altro ragionamento che posso fare che invece mi servirà in seguito. Mi appello al principio di relatività. Nel senso che siccome in K' la velocità del corpo colpito non è cambiata,
allora anche nell'altro riferimento che vede tutto muoversi non può cambiare, perché deve essere sempre la velocità di un oggetto che è fermo nell'altro sistema e che io vedo muoversi con velocità v. Certo. Lo ripeto perché è molto importante questo, nel senso che il primo ragionamento è corretto e non ci dà novità, ma il secondo ragionamento ci apre delle possibilità su quello che faremo dopo. Quindi il ragionamento è stato: siccome in K' il blocco che ha ricevuto i due proiettili non si è mosso perché era fermo ed è rimasto fermo, allora questo blocco, se io lo vedevo prima andare con velocità v, devo continuare a vederlo con velocità v, cioè la velocità non può cambiare in un riferimento e non nell'altro. Adesso andiamo a fare un esperimento con la radiazione, cioè cambiamo la situazione leggermente. Questa volta c'è sempre il blocco M, ma questa volta a colpirlo non sono due proiettili, ma sono due pacchetti di radiazione. Se volete, due fotoni, ma potremmo dire due pacchetti di radiazione. Gli viene mandata della radiazione. Adesso noi sappiamo che la radiazione porta con sé energia e anche quantità di moto. Ma non è Einstein a dirlo, è Maxwell. Dopo le equazioni di Maxwell avevamo visto che la quantità di moto trasportata dalla radiazione è data dall'energia diviso C. Ricordate l'esempio dei... non so, la pressione che il sole può fare su una grande vela può diventare quindi un esempio di mezzo di trasporto per i satelliti a grande distanza, o comunque abbiamo fatto dei ragionamenti sulla pressione della radiazione e quindi sulla quantità di moto portata. Quindi questa formula, immagino che qualcuno possa anche averla scordata, però l'abbiamo vista, faceva parte di una conseguenza dell'equazione di Maxwell. Io sto di nuovo esaminando tutto nel sistema K'. Quindi, come vedete, ho messo tutti gli apici alla quantità di moto e all'energia. Non l'ho messo a C, perché? Perché C è uguale per tutti i sistemi di riferimento inerziale. Tutti d'accordo su questo, no? Allora, il corpo M riceve questi due pacchetti, li assorbe completamente, supponiamo che sia un corpo nero che assorbe esattamente perfettamente tutta la radiazione. Cosa posso dire delle quantità di moto? Allora, in senso X nessuno di questi ha una quantità di moto, quindi la somma delle componenti X delle quantità di moto è nulla. In senso Y, il corpo è fermo, non ha quantità di moto né X né Y, i due pacchetti di radiazione hanno quantità di moto E' primo fratto C, ma sono uguali opposte, quindi in senso Y la somma delle componenti Y è uguale a zero, tanto prima quanto dopo. Quindi che cosa possiamo dire? Cosa succede a questo corpo dopo che ha assorbito le radiazioni? Rimane fermo e ha assorbito la radiazione, stop. Esattamente come capitava prima con le masse. Quindi nel sistema K' il corpo, dopo aver assorbito la radiazione, rimane fermo. Tenetelo a mente. Cosa succede invece in K'? In K. Qui le cose si complicano un po', perché il corpo di massa M io lo vedo sfilarmi davanti in moto con velocità V lungo l'asse X, quindi a una velocità verso destra. Ma anche la radiazione, che è partita qui sulla destra, in questa zona vi ho fatto il disegnino, spero si capisca, in partenza, quando la radiazione è partita, si trovava qui. Ma poi il blocco si sposta e la radiazione lo va a colpire qui. Per cui la radiazione io la vedo muoversi in direzione obliqua. Vi ricorda qualcosa? Sì, l'orologio a luce. Esattamente, l'orologio a luce, no? Anche in quel caso si vede la luce muoversi lungo un andamento a zigzag. Ma notate una cosa, con che velocità si muove anche nel sistema K la radiazione? C. C, perché la velocità della luce e della radiazione è la stessa sempre. Allora, la radiazione segue quindi un percorso obliquo con velocità C. E allora facciamo attenzione. Prima dell'urto. Beh, possiamo capire che le componenti della quantità di moto verticali si annullano, quindi non esaminiamo l'aspetto dell'asse Y, esaminiamo solo l'aspetto dell'asse X. Beh, prima dell'urto c'è un corpo di massa M che si muove a destra, con velocità relativistiche.
Quindi la sua quantità di moto sarà data da gamma per m per v, formula che abbiamo visto la volta passata. Poi però c'è anche un contributo dovuto alle componenti lungo l'asse x delle due quantità di moto della radiazione. Allora, E fratto C è la quantità di moto di ciascun pacchetto, ma io la devo proiettare lungo l'asse x. E nel proiettarla lungo l'asse x ecco che viene fuori il seno di quest'angolo teta. Quindi E fratto C per il seno di teta, tanto per uno come l'altro pacchetto. Sono concordi, quindi due volte E fratto C per il seno di teta. Ok? Sì, 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 sì. Ma quanto vale teta? Allora, teta l'ho fatto vedere qui, lo posso vedere anche in questo disegno. Teta sarebbe quest'angolo. E questo mi fa vedere che la luce si è spostata di una quantità proporzionale a C, in senso dell'ipotenusa, oppure in senso X si è spostata di una quantità proporzionale a V. Quindi quest'angolo teta sostanzialmente lo posso ricavare così. Il seno di teta è dato da V fratto C. Quindi adesso andrò poi a sostituire qua dentro V fratto C. Però qui mi sto fermando a prima dell'urto, ok? Dopo l'urto, non lo scopro, che cosa c'è? Ditemi voi. Quindi c'è solo un corpo che si muove lungo l'asse delle X con velocità V, beh, ha anticipato V, ma io starei cauto per adesso, direi V finale, giusto? Quindi dopo l'urto c'è M gamma V finale, perché c'è soltanto un corpo che si sta muovendo, i due pacchetti di radiazione sono stati assorbiti. Scrivo quindi la conservazione della quantità di moto. La quantità di moto prima dell'urto, vedete, era M gamma V, l'ho riportato qua, poi c'era 2 E fratto C sen teta, ma al posto di sen teta ho messo V fratto C, quindi rimane 2 E V fratto C quadro. E questa è la quantità di moto prima. Dopo l'urto è questa. Va bene? E mi sono tenuto cauto, nel senso che ho lasciato V finale. Devo ancora discutere di questo. Però vale sempre lo stesso ragionamento dei sistemi di riferimento per di prima. Cioè quale dei due ragionamenti applichi in questo? Cioè, se la luce colpisce un corpo è fermo e rimane fermo, non può cambiarne la velocità, nel senso. Quindi ragionamento B. Se nell'altro sistema di riferimento, quello che abbiamo chiamato K', il blocco rimaneva fermo, non può cambiare la sua velocità in questo, ok? Quindi in questo la sua velocità deve continuare ad essere V, come abbiamo detto prima. In questo sta l'utilità dell'abbinamento delle due dimostrazioni. Allora, il ragionamento è esposto qua. Se in K' il corpo non ha cambiato velocità, anche in K deve essere così, ok? Ma allora se è questo, che la V finale è uguale alla velocità che aveva prima, la conservazione la scrivo in questo modo. M gamma V più una certa quantità uguale a M gamma V, che non ha senso. Cioè allora è cambiata la quantità di moto totale. Questo è il punto cruciale. Vedete la difficoltà. Abbiamo applicato correttamente tutte le leggi e mi viene fuori un risultato assurdo, che la quantità di dopo è questa e prima era questa, quindi è cambiata. Allora, qui ci voleva Einstein, noi abbiamo dato per scontato una cosa, cioè che in tutto questo la massa rimanesse sempre la stessa. E Einstein si chiede, e se non fosse così? Cioè, e se dopo l'urto, la massa, dopo l'assorbimento delle radiazioni, la massa fosse cambiata? Allora, vi ricordate come era scritto? M gamma V più questo termine, e qui avevamo M gamma V. Allora, che la velocità sia V, noi ne siamo certi, deve essere così. Allora può darsi che sia cambiata la massa. Quindi metto un M', non per dire massa nell'altro sistema, ma per dire la nuova massa, ok? La massa deve essere cambiata. E allora vediamo quali sono le conseguenze di questo ragionamento. Se quando un oggetto assorbe energia la sua massa cambia, vuol dire che, allora guardiamo un po' qua, qua si può semplificare V, lo vedete? Dividiamo per gamma tutto e mi viene M' meno M
uguale a questa quantità, 2e fratto gamma c quadro, dove 2e di fatto è l'energia assorbita, quindi la potremmo chiamare anche delta e, o anche soltanto e, e m' meno m è il cambiamento della massa. Quindi sembra dire la conseguenza di questo ragionamento che, lo leggo qua, quando un corpo che si muove con una velocità v assorbe della radiazione senza cambiare velocità, occhio, allora la sua massa cresce di questa quantità, delta E diviso gamma su C quadro. Che capite subito, se io in particolare non penso a un corpo che si sta muovendo, ma penso a un corpo fermo, quindi con velocità zero, il valore di gamma diventa 1. E quindi la relazione mi diventa delta E, delta M, uguale delta E fratto C quadro. Cioè, un corpo fermo accresce la sua massa quando assorbe energia rimanendo fermo. Cioè, quando un corpo, per qualche motivo, perché gli hai dato radiazione o perché lo hai scaldato, assorbe dell'energia, era fermo e rimane fermo, la sua massa è cresciuta. Quindi, grandissima novità, la massa di un corpo è una misura della sua energia quando è fermo. Questo è il significato di questa formula, che poi se togli delta e ragioni semplicemente con energie e masse diventa E uguale mc quadro, che è appunto la formula strafamosa, ma che se volete è sbagliata in senso generale, perché vale solo quando la velocità è zero. E uguale mc quadro mi dice che quando un corpo fermo tu dai o togli energia, la sua massa cambia ad una certa quantità E fratto c quadro. Se vuoi invece parlare di un corpo a una velocità qualunque, la formula da usare è questa, che mi dà l'energia totale dei corpi. Ma quindi, prof, se il corpo è in movimento, la massa cambia comunque o no? Certo, cambia comunque. Allora, se la sua assorbe energia senza cambiare velocità, quindi ha già una velocità e la mantiene, la sua massa cambia, certo, cambia della quantità E fratto gamma C quadro, dove in gamma c'entra la velocità. Ok? Mentre invece E uguale mc quadro è la formula che si riferisce ai corpi fermi, quella che in tanti libri, anche nel nostro, si chiama la massa a riposo, cioè quando il corpo è fermo. Però diciamo è bene, sì, di massa e riposo dovremmo parlarne, però è bene che ci abituiamo proprio a questa formulazione, cioè questa vale solo se il corpo è fermo e mi dice l'equivalenza massa energia. Questa mi esprime l'energia complessiva di un corpo che si sta anche muovendo. E allora, se vogliamo chiudere su questo ragionamento, perché è importante, qual è allora il significato di questa formula, gamma per mc quadro? Praticamente mi dice che l'energia di un sistema è sempre dovuta tanto alla massa quanto alla velocità che è nascosta in gamma. Se io faccio del lavoro meccanico su questo corpo, quindi applico una forza, quello che vado a cambiargli è la sua velocità, quindi gli cambio gamma. Se invece a questo corpo io do energia per altre forme, quindi come radiazione o come calore, ma non ne altero la velocità, quello che cambia è la sua massa. Per cui quello che bisognerebbe evitare, il nostro libro fortunatamente lo fa, è di definire una nuova massa come prodotto di gamma per m0, quella che si chiamerebbe la massa relativistica. Perché alla fin fine confonde le idee, cioè quello che bisogna pensare è proprio questo doppio ragionamento. Se tu dai forza ad un corpo, ne cambi la velocità, quindi la sua energia aumenta perché gli dai energia cinetica, e questo si vede da gamma. Se gli dai energia sotto altre forme, ma non ne alteri la velocità, gli vai a cambiare la massa. Questo è il significato di questa equazione. Allora, su questo il libro vi fa vedere ancora un passaggio che riguarda proprio l'energia cinetica e relatività, perché se vi ho detto, e qui ho finito, se vi ho detto che l'energia di un corpo è dovuta all'energia legata al fatto che lui già da fermo ha una certa energia, cioè l'energia di riposo, e la sua energia cinetica,
In relatività come si calcola l'energia cinetica? Sarà la formula inversa, cioè sarà E meno E0. E se andiamo a sostituire al posto di E bisogna mettere E l'energia totale, quindi gamma mc quadro, E0 è l'energia di riposo, cioè di quando il corpo è fermo, che è solo mc quadro, perché gamma vale 1. E quindi l'energia cinetica in relatività ha questa strana formula, gamma meno 1 mc quadro. Queste sono quelle che dobbiamo imparare. Che viene da pensare, ma è proprio strana, cioè non è la stessa che conoscevamo noi. Però fate attenzione, perché se abbiamo velocità molto piccole, e quindi il fattore gamma in questi casi abbiamo già visto, si può approssimare con, diciamo, un primo termine che è 1 più un mezzo beta quadro, se andate a mettere in questa formula, al posto di gamma 1 più un mezzo beta quadro, vedete che con le semplificazioni che vengono, e ricordando che beta è V fratto C, vi viene fuori che l'energia cinetica, quando le velocità sono basse, è un mezzo mv quadro, cioè la classica energia cinetica. Bisogna starci su un pochettino, però se devo dirvi, io ero così gasato di questa cosa, perché è la prima volta che vedo una dimostrazione condotta in maniera rigorosa, perché l'ho trovata su un libro, un quaderno di questo Elio Fabbri, che è un famoso fisico di Pisa, e questo è un ha tenuto un corso nel 2000 su insegnare relatività nel XXI secolo. Io ce l'ho dal 2005 e sinceramente non avevo mai avuto la pazienza di andarla a vedere, e invece lì c'è questa gemma, perché guardate che il nostro libro ve lo sbatte lì, è uguale a mc quadro. Sempre se prendete la Maldi fa un abbozzo di dimostrazione, ma non la fa bene così. Io non so se sono riuscito a rendere la qualità della sua dimostrazione, però abbiamo condotto un ragionamento rigoroso con tutto ciò che abbiamo a disposizione e siamo arrivati a un risultato fondamentale. Cioè la massa e l'energia sono equivalenti.